Te l'ho raccontata la storia di quando ho fatto lo scherzo al Busdaghi col carabiniere siciliano? Cazzo, se te la racconto ti senti male. Praticamente all'epoca c'era un carabiniere, no? Ed era proprio quei carabinieri di una volta, sai, siciliano, quei baffoni, cazzo, sembrava il sergente Garcia. Al che mi venne in mente di dar via una finta corrispondenza tra il carabiniere e il Busdaghi. E che cosa ho fatto, no? Ho iniziato a lasciare delle letterine sulla macchina del carabiniere, che ho scritto: ciao, sono un ragazzo di 20 anni che ti vede tutte le mattine andare al lavoro e i tuoi baffi mi fanno libidine, no? Figa, mi ricordo che quando il carabiniere ha letto la letterina iniziò a smadonnare in siciliano, tanto che ho pensato: figa, inizia bene lo scherzo qua, no? Poi sono andato dal Busdaghi e iniziai a lasciargli delle letterine anche a lui in biblioteca, no? Facendogli credere che fosse una ragazza che si era imbaghita di lui. E mi ricordo che gli ho scritto: ciao, sono una ragazza che ti vede sempre studiare in biblioteca e mi acchiappi un casino, no? Figa, mi ricordo che il coglione quando ha letto la lettera, cazzo, era partito per la tangente, andava in giro per la Boccone a dire che aveva la spasimante segreta, no? E la cosa la tirai avanti per un mese, fino a quando non ho organizzato l'appuntamento al buio. Allora mi ricordo che ho scritto al carabiniere: ciao bel maschione, è arrivato il momento di incontrarsi e mi riconoscerai perché indosserò una cravatta rossa, ci becchiamo in parco Ravizza, no? Poi sono andato da quel pirla del Busdaghi e ho detto: ehi, guarda che è arrivata un'altra letterina da parte della tipa che ti vuole incontrare stasera in Ravizza, eh? Mi raccomando, per l'occasione mettiti quella bella cravatta rossa che hai comprato alla Rinascente, così fai bella figura, no? Figa, mi ricordo che il pistola si presentò in Ravizza con il cravattone rosso, una scatola di cioccolatini in mano, e mentre aspettava la tipa arrivò la gazzella dei carabinieri, dove scesero giù in tre, cazzo. Mi ricordo che il carabiniere l'ha acchiappato per un orecchio, no? E l'ha piccato in macchina dandogli una compilation di calci nel culo per poi portarselo a San Vittore, no? Passò la notte a San Vittore fino a quando non capirono che era uno scherzo. Ma figa, io e il Giangio eravamo piegati in terra da ridere, cazzo!